Davide Giacalone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. E benvenuto davvero qui nel nostro podcast, Il Posto delle Parole, per condividere il libro, il saggio intitolato Colpevoli e Vincenti, gli occidentali contro se stessi. E pubblicato questo libro dalla casa editrice Rubbettino. E Davide Giacalone, editorialista per RTL 102.5, direttore del quotidiano La Ragione, e con Rubbettino ha pubblicato diversi saggi indagando veramente la società, indagando non solo la società, ma anche l'economia, la storia, e a questo punto indaga con estrema attenzione ciò che è la parola Occidente. E quindi oggi la parola Occidente è una parola che è anche un po' in cerca di significato ed è sempre molto più complesso, no? Anche per noi occidentali definirci tali. Cosa ne pensa Davide Giacalone? Ma diciamo che dal punto di vista geografico, diciamo, è Quello è abbastanza, abbastanza quello è scontato. facile, quello è facile, però in realtà l'Occidente, come lo intendiamo noi, non sta solo nella parte occidentale del mondo, per esempio l'Australia. L'Australia è parte dell'Occidente e non è, diciamo, tecnicamente ad Occidente. E che cosa sono? Sono le democrazie nel mondo. Del resto in Occidente abbiamo anche, pensi al continente americano, presenze non democratiche, quindi non basta la posizione geografica. L'Occidente che noi intendiamo è l'Occidente democratico, le democrazie nel mondo, che hanno una storia antichissima, ma tutto sommato una natura relativamente recente, considerato la scala della storia, e sono il posto migliore in cui vivere. Le democrazie, la libertà ha creato ricchezza e la ricchezza crea naturalmente benessere. Siamo più longevi, siamo più sani ed è la ragione per cui nel nostro mondo vorrebbero venire a vivere non solo tanti che hanno bisogno e che sperano quindi di trovare una vita migliore, ma anche molti che sono pieni di soldi nei loro paesi, ma che sanno che da noi si vive meglio, si vive in maniera più libera, più democratica, anche quindi più divertente. Noi di questo ci rendiamo conto meno di quanto non se ne rendano conto gli altri guardando fuori, da una parte perché è giusto, nel senso che si deve sempre aspirare a stare meglio. Quindi, ci sono molte cose nel mio paese che non mi convincono, che mi disturbano, che critico, ed è giusto che sia così, se no addio democrazie. E dall'altra però attenzione a non sottovalutare quello che si è e quello che si ha, perché poi è anche pure facile perderlo. Eh sì, è facile perderlo. E lei in questo saggio, indagando la parola Occidente, indagando anche gli occidentali in quanto tali e non solo, e soprattutto colpevoli di tutto, no? Come Sì. Sì. lei ci fa capire, è anche un po' un luogo comune l'essere colpevoli di tutto. Ma questa nostra colpa di occidentali è una colpa che ci trasciniamo da diverso tempo. Riusciremo mai, secondo lei, a risalire la china? Ma allora, quello che dovremmo fare è conoscere la storia. I tempi sono centinaia, ma facciamone uno che è proprio sulla punta della lingua di tutti. No, noi occidentali siamo cresciuti, ci siamo sviluppati, siamo diventati grandi potenze industriali anche perché abbiamo usurpato i beni naturali di altri e perché abbiamo avuto alle spalle la schiavitù, abbiamo schiavizzato intere popolazioni. Quindi siamo colpevoli di questo. Siamo colpevoli di questo? Sì, certo che siamo colpevoli di questo, ma non abbiamo mica inventato noi. La schiavitù esisteva prima che esistesse l'impero romano, che quindi voglio dire come fondazione dell'Occidente più indietro mi sembrerebbe francamente esagerato andare. Esisteva prima, è la sopraffazione, il più forte sopraffà il più debole, violenta e mette incinta le femmine e porta al lavoro da schiavi i maschi. È una cosa brutale, indereconda, indecente, ma è parte della storia. Se uno la conosce, si rende conto che questa è anche una colpa anche nostra, non l'abbiamo mica inventata noi. Per l'altra faccia della medaglia, però, è che perché, scusate, non c'è letteratura dell'impero cinese in cui sentano la responsabilità di questo? Non c'è letteratura africana di diciamo, autocolpevolizzazione per avere colonizzato e schiavizzato altri o nel mondo arabo? Eh beh, perché il nostro Occidente ha elaborato una cosa preziosissima e molto positiva, cioè noi ci sentiamo responsabili di
della condizione umana nell'insieme. Noi non, ciascuno di noi, se ha coscienza, non riesce a considerarsi veramente libero, se anche un solo essere umano non ha libertà. E non riusciamo a considerarci nel benessere, nella ricchezza, sapendo che altri muoiono di fame. Ma questo fa parte della nostra cultura ed è un pezzo prezioso della nostra cultura, che poi sì, può avere anche alcuni riflessi, anche sciocchi, pensate a tutta la cultura del politicamente corretto, la woke, più bel film contro il razzismo che sia mai stato girato, era bellissimo, era Indovina chi viene a cena. La cuoca di colore dice: questa casa è piena di negri. Oggi, se uno dice negro, sembra che sia diventato una specie di schiavista, un nuovo schiavista. Queste sono, diciamo, cose, sciocchezze linguistiche, ma la sostanza del perché sono nate è parte importante del nostro mondo e credo lo renda migliore rispetto al mondo di altri. Lei in questo libro parla della tragedia ucraina, del rapporto Russia e l'Ucraina. Che cosa si sente di aggiungere dopo che, visto che il libro era già andato in stampa, dopo che abbiamo questa nuova situazione tra Israele e la Palestina? Quanto l'occidentale è colpevole e quanto è vincente in questa nuova situazione? Beh, in tutti e due i casi noi siamo dalla parte della ragione. In tutti e due i casi l'aggressore è fuori dalla cultura occidentale. I russi, la Russia è un pezzo importantissimo della nostra cultura. Come potremmo essere umani quali siamo senza avere mai ascoltato Tchaikovsky, aver letto Tolstoi, aver letto Dostoevskij, scherziamo, aver letto Pasternak. Ma la Russia ha una natura in qualche modo bivalente. Quando la parte asiatica prende il sopravvento, partorisce anche dei mostri, oltre a dei geni. E Hamas è un pezzo del fondamentalismo islamico che oramai ha superato anche l'orrore di se stesso, per cui è al servizio della potenza sciita iraniana, pur essendo sunniti. C'è un filo che li lega, perché intanto la comune fornitura di armi iraniana e la scommessa, perché quello che è accaduto in Israele è figlio della destabilizzazione portato dall'aggressione criminale di Putin all'Ucraina, l'impressione che si possa insidiare l'Occidente potente, l'Occidente predominante, l'Occidente militare, perché quell'Occidente non crede più che le armi possano e debbano essere usate per conquistare, perché è stato capace di conquistare con mezzi diversi. Ho lavorato per anni in Cina. Se lei usciva la sera, va a mangiare una cosa e vede i ragazzi sono come i nostri, sono vestiti come i nostri, ascoltano sostanzialmente la stessa musica. Quella dello strumento a tre corde, per della musica tradizionale cinese, la suonano nei ristoranti per noi turisti, per noi occidentali che ci troviamo lì per turismo o per lavoro, ma loro ascoltano la musica. Lì vinciamo noi, cioè siamo enormemente forti e senza muovere un dito, cioè senza usare, ci mancherebbe altro, usare le armi. C'è un pezzo di mondo che si ribella a questo e torna a un sistema da uomo delle caverne, cioè prende la clava contro la forza dell'Occidente, che è una forza culturale, che è la forza del rispetto umano, e quindi prende la clava contro il rispetto umano. In tutti e due i casi, in Israele la libertà si difende sotto le mura di Gerusalemme, e nel caso dell'Ucraina siamo addirittura al grottesco, perché se uno riprende le cose dette da Putin per giustificare e spiegare l'operazione militare speciale, hanno avuto anche il coraggio di chiamarla guerra, alcune erano ridicole, come per esempio, veramente potentemente ridicole, Kiev è parte della nostra storia. No, guardi, cioè, ma la storia è quella lì. Semmai è Mosca che è una parte della storia di Kiev. Quando Vladimir si converte al cristianesimo nel Novecento a Kiev, a Mosca non c'era l'insediamento umano. Di che stiamo parlando? La Chiesa ortodossa è l'importazione del cristianesimo di rito bizantino fatto da Kiev.
c'era la storiella che raccontavano, ma quello mi rendo conto che è un po' come le rivalità campanilistiche in Italia, quando a Kiev c'erano tre basiliche, a Mosca c'era la foresta. Allora, perché questo mica significa che uno debba prevalere sull'altro, ma raccontare che Kiev sarebbe figlio della storia russa è potentemente ridicolo e ci può credere solo chi è potentemente ignorante. Ora, Davide Giacalone, portiamo il discorso a quello che, per esempio, abbiamo letto oggi sui giornali, no? Dove la parola Occidente è una parola importante, no? Da una parte il discorso, e fine anno i discorsi dei presidenti sono discorsi importanti, l'abbiamo visto per esempio con quello di Sergio Mattarella, con un grande profilo istituzionale. Abbiamo sentito il discorso di Putin, che dice semplicemente, per farla breve, i confini li decidiamo noi. In Cina Xi Jinping dice che la Cina deve essere riunificata. Ecco, l'Occidente di fronte a queste affermazioni, che non sono affermazioni campate per aria, sono affermazioni che creano un presente ma soprattutto creano un domani con molti punti interrogativi, e quindi torno a chiedere, l'Occidente di fronte a queste dichiarazioni che cosa può fare? Può fare molto senza essere colpevole di alcunché, nel senso che può fare molto perché comunque gli scambi funzionano. La Cina è vero, è una grande potenza, però è molto esagerato questa cosa dicendo fra 5-6 anni avranno un prodotto interno lordo superiore a quello degli Stati Uniti, quindi saranno la prima potenza economica. A parte il fatto che l'India viaggia più velocemente della Cina, ma a parte questo, ma come li fanno i conti? In Cina ci sono 1.400.000.000 di persone. E negli Stati Uniti ce ne sono 350, nell'Unione Europea mal contati siamo 480 milioni più o meno. Se facciamo l'unico calcolo che serve, cioè il prodotto pro capite, non lo raggiungono manco 300 anni andando veloce. Quindi hanno bisogno, la Cina, quando dopo l'apertura degli Stati Uniti ci fu un'apertura commerciale con la Cina, le prime navi che arrivarono dagli Stati Uniti nei porti cinesi erano granaglie, era riso per mangiare. La grande esplosione, la grande crescita della Cina che c'è stata, è come se c'è civiltà plurimillenaria, una cultura molto importante, ma una condizione economica di miseria profonda. Ma la grande crescita è l'interazione con l'Occidente. Quindi si può fare molto, e si può fare conoscendosi e avendo delle importanti cointeressenze. Al tempo stesso, è necessario che da parte nostra ci sia conoscenza del loro mondo. Per esempio, la Cina di Taiwan, ex Formosa, quando andò via dalla Cina popolare Chiang Kai-shek, oggi Taiwan, e la Cina popolare, cioè quella continentale, tutte e due, fin dall'inizio, non hanno mai ammesso l'esistenza di due Cina. Tutte e due ritengono che la Cina sia una sola. Chiang Kai-shek con Formosa riteneva di essere lui la Cina, legittima, e che quindi presto avrebbe conquistato il resto del suo paese. E la stessa cosa dall'altra parte riteneva Mao. Oggi quindi, quando senti il discorso di Capodanno di Xi Jinping e dice la Cina sarà presto riunificata, in realtà la Cina non è mai stata divisa. A detta di entrambe le parti, qual è la differenza? Ma è ovvio che Taiwan è un pezzo di Occidente, e infatti sono molto più ricchi, sono molto più sani e sono molto più liberi. E questo crea un problema alla Cina, perché non è che non esista l'opinione pubblica, come si dimostrò all'epoca di Tiananmen, non è che non esistano gli occhi per vedere, non è che non abbiano la possibilità di ragionare su come vivono e come vivono gli altri. Certo, un paese che è cresciuto nella media del 7-8% negli ultimi anni, in lunga serie di anni, assorbe tanta di quelle persone verso la crescita economica che pareggia in qualche modo le tensioni, ma il gigante che rallenta ha enormi problemi interni. Quello che noi dobbiamo cercare di impedire è che Xi Jinping cerchi di scaricare nelle tensioni fuori dai confini le enormi tensioni che ha all'interno dei confini, con delle bolle economiche pazzesche, a cominciare da quella edilizia, che non vale un accidente, che gli fa saltare tutte le banche. Questi sono problemi grossi. Allora cosa si può fare? Parliamo di questi.
che magari potremmo essere utili gli uni agli altri. Davide Giacalone, autore del libro Colpevole Vincenti, gli occidentali contro se stessi, pubblicato da Rubbettino, ci vuole raccontare l'immagine di copertina, che è molto particolare. Beh, che in fondo, diciamo così, ciascuno di noi ha in mano un po' la luce, come si diceva, un'immagine un po' retorica, il sole in tasca, ed è il sole e la luce della conoscenza, è una cosa importante. Conoscere le cose di cui si parla non significa mica avere tutti la stessa opinione. Prima vi ho raccontato sommariamente la storia Ucraina, Russia, ma non è che se uno conosce quella storia lì deve necessariamente pensarla in un modo, oppure avere opinioni diverse, ma non può avere una storia diversa. Ciascuno di noi può avere la propria opinione, ma non può avere i propri fatti. Ecco, una delle cose che ha parlato l'Occidente è una nostra conquista, una nostra grande cosa, la rete, il web, che però, targettizzando le persone, consente a creare dei gruppi. L'abbiamo visto per esempio con la stagione della pandemia e dei vaccini, dei gruppi di persone che si raccolgono per identità, non si conoscono, non si sono mai potenti, non si incontreranno mai, ma sono in gruppi digitali e alla fine elaborano una propria realtà, dei propri fatti, e se li ripetono fra di loro, più se li ripetono fra di loro, più sono convinti che siano veri. Sono delle balle colossali, ecco, di queste bolle di balle. Ecco, quella luce che sta nella mano della copertina dovrebbe essere capace in qualche modo di penetrarla e, se possibile, scoppiarla. Prima di salutarci, Davide Giacalone, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni mi sto rileggendo, perché, o meglio, no, bisogna essere sincero, sto leggendo perché l'avevo visto al cinema, il Zeta, l'orgia del potere, di Vassilikos, che racconta l'ascesa della regime dei colonnelli in Grecia, ed è un bellissimo libro. L'ho visto al cinema perché era stato anche un bellissimo film con Yves Montand, ma i libri sono sempre un'altra cosa rispetto al cinema, e non è detto che siano più belli o più brutti. Prenda il Dottor Zhivago di Pasternak e il film di David Lynch, sono due capolavori, però ciascuno ha una sua natura particolare, vale la pena accoppiarli. Grazie davvero Davide Giacalone, buona giornata. Grazie a voi, buona serata, buona giornata.